Saluto a tutti da Riccardo Cristiano, oggi per un webinar molto importante, dal titolo La violenza di genere, cause e prevenzione. Questo webinar è stato promosso e organizzato da Pino Rotta, in collaborazione con Helios e Liberi TV. Quindi avremo la partecipazione di docenti, personaggi molto importanti, tra i quali la dottoressa Maria Laura Falduto, il professor Ivan Formica, la professoressa Eva Gerace, Giancarlo Calciolari e io che modererò ovviamente questo webinar. Il webinar, come dicevamo prima, ha come titolo La violenza di genere, le cause e la prevenzione. Siamo proprio a ridosso di eventi che purtroppo anche oggi sentiamo non soltanto, diciamo, dai media, ma ricalcano quasi sempre le stesse problematiche. E queste problematiche possono essere affrontate con l'ausilio di professionisti del settore che hanno sicuramente una visione completa e globale di quella che è la violenza di genere, perché noi pensiamo alla violenza di genere unicamente magari indirizzata sulle donne, quando in realtà la violenza di genere può essere anche sugli uomini, può essere anche sulle persone della comunità LGBT. Insomma, la violenza in generale, la violenza di genere è un qualcosa che purtroppo al giorno d'oggi è ancora presente e se ne parla molto poco. Non ci sono delle legislazioni che tutelano le persone che subiscono la violenza di genere. Io stesso in questo periodo ho voluto un po' approfondire quello che è la violenza all'interno della comunità LGBT, delle persone della comunità LGBT che ne sono vittime, anche alle volte in maniera verbale, Cominciamo con e la violenza verbale è una violenza altrettanto, diciamo, violenta in quanto mina la stabilità emotiva delle persone. Quindi andremo a parlarne, come vi dicevo, con il dottor Pino Rotta, che è un sociologo della comunicazione e direttore di Helios Magazine. Quindi Pino inizierà a aprire il dibattito, il discorso, questo webinar che, ripeto, è molto interessante in quanto possiamo avere la possibilità di discutere e dialogarne con dei professionisti. Poi ovviamente al termine di questo webinar ci sarà la possibilità di intervenire e fare delle domande e apportare dei contributi in merito. Quindi, senza togliere ulteriore tempo al nostro incontro, io darei la parola al dottor Pino Rotta, sociologo della comunicazione e direttore di Helios Magazine, che, come dicevamo prima, è partner di questo evento. Saluto tutti, ringrazio naturalmente Riccardo Cristiano, perché con la sua diciamo, televisione non è la prima volta che si dà la possibilità di avere diciamo, scambi di competenze e dibattiti a vari livelli. Con Cristiano già possiamo dirlo, ormai insomma, sono più di 10 anni insomma, che abbiamo diciamo, una condivisione diciamo, anche se a distanza perché non ci siamo mai incontrati, pur abitando non troppo lontano. Però la sua televisione fa veramente diciamo, un gran servizio culturale e sociale. Io, dovendo rompere il ghiaccio, mi permetto anche di essere il primo a dare i numeri perché qualcuno i numeri dovrà dargli pure, no? E vi prometto che saranno numeri diciamo, importanti da leggere, ma non troppo, diciamo. Questo è un grafico che rappresenta, racconta il rapporto
per femminicidio in Italia tra il 2019 e il 2020. All'interno di questa distinzione, di questa comparazione di questi due anni, c'è poi una distinzione che riporta anche i numeri che riguardano i suicidi degli uomini che hanno assassinato le proprie donne e spesso anche i figli, i bambini. E io velocemente vi do una lettura di questi grafici. Vedete questa linea che è tagli trasversali, quindi indica un aumento, esponenziale, perché nell'ultimo anno in Italia questo drammatico fenomeno ha avuto un incremento dell'80%. E naturalmente questi numeri letti così possono anche dire poco. Questa è la fonte EUDES, che è uno studio recentissimo dello scorso anno. E questi sono i totali. Vedete che c'è una piccola diminuzione dei totali complessivi, però poi se andiamo a vedere le distinzioni scopriamo alcune cose che non sempre ci aspettiamo. Per esempio, questo lo sappiamo, che i femminicidi, gli assassini di donne e di bambini sono per la stragrande maggioranza, negli ultimi due anni siamo a circa 196 assassini e 85 nel 2019, 81 nel 2020. La curiosità di questa riduzione del rapporto Eures, di questa seppur minima riduzione nel rapporto Eures, è fatta risalire al fatto che la criminalità organizzata in questo anno ha agito con minore violenza nei confronti delle donne, quindi questa è una cosa un po' curiosa, perché non ci aspettiamo sempre che venga trovato questi fenomeni sono in stragrande maggioranza agiti all'interno della famiglia e marginalmente nell'ultimo anno tra i conoscenti, e spesso queste azioni di violenza sono riportate all'interno delle coppie. Questo è un fenomeno che si è molto amplificato nell'ultimo anno anche a causa del lockdown. Potrei parlare a lungo di questo, ma lo devo risparmio, perché abbiamo visto spesso servizi anche televisivi su queste cose. La cosa interessante che richiama poi il senso del mio intervento, vedete queste distinzioni tra nord, centro, sud e stranieri sono molto più rilevanti, quasi il 50% dei femminicidi e degli assassini, che sia nel 2019 che nel 2020, sono stati commessi nel nord, il resto nel centro e nel sud, con un rapporto molto
molto meno, diciamo, con un'incidenza molto inferiore. E esistono anche ovviamente stranieri. Su questo dato io mi auguro di poter tornare tra marzo e aprile con un altro webinar con esperti di altre nazioni, soprattutto del mondo arabo e del nord africano. Come vedete, diciamo, pur essendo, diciamo, abbastanza numerosi, 23 nel 2019, 14 nel 2018, l'incidenza, diciamo, degli stranieri nel femminicidio e nell'omicidio di genere non è, diciamo, rilevante. È rilevante, a mio avviso, un aspetto che io ho provato ad analizzare già con i miei studi. Se andate, diciamo, sul mio sito web Facebook oppure su YouTube li trovate. L'ho già analizzato da un anno a questa parte. Abbiamo fatto, credo, una trentina di interviste e webinar nell'ultimo anno, e avevo già un anno fa lanciato l'allarme, studiando ovviamente le fonti, no? A cominciare dalle fonti fornite dalla Commissione europea. La crisi economica incide pesantemente, e qui ovviamente i nostri psichiatri, psicoterapeuti, poi entreranno meglio nelle motivazioni, però dal punto di vista sociologico bisogna farlo rilevare. La crisi economica incide pesantemente sulla caduta di senso della vita. La caduta di senso della vita è anche una caduta di, è un crollo dell'identità, che può essere identità sociale. Io ho avuto modo di fare una distinzione nell'ultimo webinar e in alcune interviste fatte già nel mese di tra marzo e giugno, dicendo che nella fine dell'anno, quindi 2020 e inizio di quest'anno, noi saremmo passati dalla recessione economica alla depressione economica e conseguentemente alla depressione sociale. La depressione sociale è esattamente questo, è la mancanza di prospettive per il futuro. Nel momento in cui c'è una crisi, ci sono stati all'inizio dello scorso anno in tutto il mondo, anche se le televisioni, soprattutto in Italia, non lo hanno fatto, diciamo, non hanno dato il dovuto risalto, ci sono state delle proteste, ci sono state manifestazioni di piazza in Europa, ma anche in Italia stessa. E queste proteste non hanno sortito gli effetti sperati. Alla lunga entrano in ballo, diciamo, i fenomeni di psicologia sociale. Alla lunga la disperazione porta a una sorta di rassegnazione e di perdita di fiducia nei confronti, diciamo, di quello che può essere il proprio ruolo nella società, nel presente e nel futuro. Questo si traduce in una rabbia che non è più indirizzata nei confronti né delle istituzioni né della società, ma è indirizzata purtroppo verso il soggetto più debole che hai accanto. Viene fatta scaturire la violenza e gettata addosso alle persone più deboli, che possono essere le donne
bambini, possono essere gli omosessuali, possono essere i fenomeni di razzismo. Questi, diciamo, sono a grandi linee le condizioni che producono e amplificano ancora, secondo me, per molto tempo questo fenomeno. Le istituzioni, a questo punto chiudo, le istituzioni ne parlano molto di queste cose, però occorre che si metta veramente in campo una politica reale di tutela, e la tutela deve passare principalmente per l'aiuto economico. Cioè, io ho assistito a donne massacrate di botte che avevano avuto il coraggio di fare la denuncia e che dopo qualche giorno avevano ritirato la denuncia, perché trovandosi senza lavoro, perché magari con dei figli a carico, non riuscivano a tirare avanti e quindi preferivano subire la violenza anziché il distacco. Ecco, io vi ringrazio per la cortesia e per la pazienza che avete ascoltato, e vi do la parola a Riccardo. Io ringrazio Pino per aver soprattutto rispettato i tempi, ma per averci posto dei punti purtroppo fermi di una società che ancora oggi non riesce a comprendere quella che è la violenza nei confronti delle persone più deboli. L'ultimo esempio, quello proprio della non diciamo sostentamento economico, mette in condizioni svantaggiate chi purtroppo subisce la violenza, e qui bisogna intervenire, qui ci vuole, penso, un intervento politico, anche perché le associazioni fanno quello che possono, i vari centri antiviolenza, per dare una mano non soltanto appunto alle donne, ma alle famiglie che poi subiscono queste violenze. A questo punto io passerei la parola al secondo relatore, che è la professoressa Eva Gerace, come dicevamo prima, psicoanalista, fondatrice del Circolo Psicoanalitico dei Caraibi e docente responsabile IPP nella sede di Messina. Quindi io saluto la professoressa Eva Gerace e le do subito la parola. Stavo dicendo grazie al dottor Pino Rota, presidente dell'Elios Magazine, e al dottor Riccardo Cristiano, presidente di Libero.it, perché mi hanno offerto questa possibilità di dire qualcosa di quello che penso dalla psicoanalisi riguardo alla violenza. Io ho messo un titolo alla mia presentazione: sbuccia via dallo specchio la tua immagine. Una frase di una poesia di Derek Wallock, Amore dopo amore. Lui è stato premio Nobel della letteratura. Perché ho preso questa frase della sua poesia? Perché io prima la volevo chiamare Quattro foto e la violenza. Dopo dico perché l'ho cambiato e perché dirò anche delle foto. Sbucciare, sapete meglio l'italiano di me, vuol dire liberare della buccia, mondare, pelare, pulire, sbucciarsi, spogliarsi dell'involucro, dalla prima pelle, spellarsi, sbucciarsela, riuscire a sottrarsi a una fatica, a un compito ingrato. Stavolta me la sono sbucciata, vuol dire cavarsela, farcela, scamparla. Non scamparla, sino farcela. Che cosa? Quello che, intanto che siamo nati prematuri, che vuol dire prematuri? Che noi che ci crediamo di essere più evoluti dell'essere vivi, siamo i più deboli quando siamo, da quando siamo nati. Che vuol dire? Che se non ci assistono, moriamo. Una pecorina, un gattino, un cagnolino si muove, gira e ritorna a prendere il latte dalla mamma. E questo di restare
con quello che si chiama prematurazione a livello organico e ha delle conseguenze nel psichismo, perché noi non siamo come gli animaletti nati con un istinto. Noi abbiamo qualcosa che si chiama pulsione. La pulsione è un'energia psichica che cavalca tra il corpo e il psichismo. Che vuol dire che cavalca? È quello che qualcuno, in questa assistenza che abbiamo da quando siamo nati, nella forma di parlarci, di accoglierci, di sistemarci, ci va instaurando un codice. La mamma, che in genere è quella che ci assiste in principio, o chi fa le veci, viene con il suo codice, quello che chiamiamo comunemente lingua materna. È arrivato un momento che dobbiamo costruire il nostro stile, in genere si fa nell'adolescenza, e sbucciarsi di quella pelle, di quello che abbiamo imparato in quello specchio, e dire la nostra. Bene, questo processo che ho detto molto sinteticamente è molto fondamentale dire qualcosa dei primi mesi di vita. I primi 6 mesi si chiama corpo frammentato, che vuol dire che resta segno in noi. Avete visto i bambini che fanno con le manine, con i piedini, quello stacco di energia nervoso perché si sente male, perché si sente che non lo capiscono dove c'è il malessere, per quello è importante la delicatezza, la sensibilità di una madre che inizia a mettere nome e a capire quello che sta succedendo in quel corpo, ma per fortuna non sempre lo indovina e lascia uno spazio libero, e quello spazio libero dopo si chiamerà desiderio. Ma mentre lo deve assistere e va segnando nel corpicino di quel bebè, come lo dico io agli allievi a scuola, di specializzazione, e noi quando siamo nati siamo come il pane, le parole della madre o chi ci assiste ci impasta con quelle parole e ci lascia un segno. E nello stadio dello specchio, allora prima il corpo frammentato, 6 mesi, come lo sappiamo? I sogni, il bosco nel triptico, i giardini della delizia, lo ha segnato molto bene. E quello tre, dopo di 6 mesi, mi distraggo perché non so chi è che ha il microfono aperto. Vediamo di chiuderlo. E dopo di 6 mesi viene lo stadio dello specchio, che è di 6 mesi all'anno e mezzo, dove voi lo potete vedere, no? Il bambino prima guarda uno specchio e dice, pensa che è un altro bambino, dopo un altro tempo va indietro pensando che il bambino è là, in terzo tempo si riconosce nello specchio, che dice bambino lì, no? Che vuol dire questo, che lo faccio molto sintetico? Che il primo io immaginario nostro nasce fuori, nello specchio. Per quello le scuole che lavorano sull'io, l'unico che fanno è che la persona si perda ancora di più e non capisca chi è il soggetto che si deve costituire con questo stacco riguardo all'altro che lo aiuta con le parole a costruire la propria soggettività. Bene, dopo lo stadio dello specchio, che sto parlando di 6 a 18 mesi, viene il famoso Edipo, dopo un periodo di latenza, dopo un periodo puberale e l'adolescenza, dove si risveglia tutto ciò. E questo lo dico perché una delle questioni che stiamo vedendo in questa epoca è la violenza che ci sono negli adolescenti che arrivano a picchiare agli adulti, ai genitori, in questo sbalzo generazionale che stiamo vivendo. Tutto questo che sto dicendo molto sinteticamente è per dire che quello che comunemente la gente chiama carattere, come che una cosa innata e ce la portiamo, non è vero. Non ci autocostituiamo, sino che la nostra soggettività, il nostro più profondo o l'io immaginario, si costituisce con l'incontro con l'altro. È importante questo per iniziare a pensare
che quando c'è violenza c'è una regressione allo stadio dello specchio, perché c'è la non differenziazione tra quello che è fuori e quello che sono io nella mia soggettività. Non è una lezione, non posso spiegare un po' di più, ma in questa grande sintesi che sto tentando di fare, quel lavoro, quel compito del genitore è fare capire le differenze tra il buono, il cattivo, la presenza, l'assenza, e soprattutto questo che ho chiamato prima le foto. Perché? Perché quando mi hanno invitato a fare questa relazione mi sono incontrata sia in Instagram, sia in Facebook, anche in WhatsApp, delle foto che mi hanno fatto tremare. Mamme baciandosi con i figli in bocca, e papà baciandosi con le figlie in bocca, mamma dicendo sei il mio uomo e lo sarai l'unico uomo per il resto della mia vita e della tua. Gli eccessi, dove non si costituisce da sempre questa differenziazione, che il figlio non è, come dico io, l'appendice della mamma né del papà. Il problema è che non devono accarezzare, sì, non devono baciare, sì, nella guancia, non in bocca, perché la pulsione si iscrive prima di tutto nell'oralità, nella bocca, in qualsiasi delle orifici che abbiamo, secondo come siamo guardati, ascoltati, parlati, secondo come si fa il controllo sfinteriano, eccetera, eccetera. Per dirvi come di importante questo, invece di spiegarlo teoricamente, vi racconto un caso che ho letto di un analista che ha trattato una bambina di 5 anni. Perché la trattava? Perché questa bambina è stata violentata sessualmente. Le hanno fatto un rapporto sessuale? No. Ha vissuto per 5 anni nella stanza con i genitori e ha sentito ogni giorno, ogni notte, o non so che ora, i rapporti sessuali dei genitori. Come si è scoperto che è rimasto quello fuori dentro di questa bambina? Perché a scuola ripeteva con i compagni di scuola quello che aveva visto nella stanza e sentito nella stanza dei genitori. E questa è una delle cose che dobbiamo utilizzare in questa trasmissione. Non è che la gente è cattiva, non è che i genitori lo fanno apposta. Non c'è una consapevolezza, si deve insegnare che così come impariamo dalla medicina che è come funziona il fegato, come si deve dare l'alimentazione a un bambino, dobbiamo parlare di come si costituisce la soggettività umana e come si deve proteggere dagli eccessi, per quello detto delle foto. E non è cattiveria, sino mancanza di conoscenza di come funzioniamo e ci costituiamo gli esseri umani. Allora, questa bambina di 5 anni faceva i compagni di scuola lo stesso che facevano i genitori. I genitori sono stati denunciati per questo, perché là c'è vera violenza. Come l'ha guarito il collega che l'ha trattato? Le ha fatto giocare i primi giochi che rappresentava questa bambina di 5 anni, gli piaceva costruire, e che costruiva una casa dove tutto era affollato, tutti erano sullo stesso lettone, tutti dormivano insieme. E man mano che ha lavorato, e l'analista al momento dice, è spuntato una interessante architetto, che ha fatto, lei stessa ha detto nel tempo, che questa casa mi piace di più perché ha la stanza dei genitori in una parte, la stanza dei figli in un'altra parte, il bagno è molto lontano. Una genia, una buona architetta della vita. Questo per farvi capire l'importanza del corpo e di quello che si fa con i bambini a casa. A casa. Ok. Stavo dicendo che, seguendo un poco quello che aveva detto Pino, viviamo, ma da tempo, non è di adesso, una società di consumo neoliberale che anche porta la sua pressione, la sua imposizione, no? Si deve comprare la macchina ultimo modello, adesso con quali soldi, seguendo quello che aveva detto Pino. Allora,
Abbiamo una nuova forma di sintomi, tossicodipendenza, depressione, anoressia, bulimia, bullismo, le mille forme della violenza, sempre ci sono stati, ma adesso sono massive e si manca e si mancava qualcosa alla violenza di una pandemia. Perché la pandemia non è, alcuni dicono che è come una guerra, no, perché la guerra si sa dove c'è l'nemico, qua è qualcosa che non sappiamo e siamo a rischio tutti. C'è una questione globale di uno stress collettivo con le conseguenze che voi non sappiate ancora, ma già noi lo vediamo nella clinica di ogni giorno. E c'è un reato nei giornalisti, nella prensa, non tutti per fortuna, è un reato dalla legge italiana. Il panico. Perché non usare i mezzi per informare? Per trasmettere di essere attenti, di aver cura, come dico dal bebè, anche di questa pandemia. Non portare più violenza ancora. E per questo ho portato una frase di José Saramago, un altro premio Nobel di letteratura. Quando si tenta di convincere a qualcuno su quello che pensiamo sia una verità, la nostra, è una mancanza di rispetto, è un intento di colonizzazione dell'altro, lo ha detto José Saramago e io lo condivido. Allora, nel libro che ho scritto, pubblicato da Città del Sole, di poesia e di psicoanalisi, L'indicibile sottratto al nulla, avevo scritto: la violenza contro le donne è notizia quotidiana, perché il femminile produce questi effetti di rifiuto, di isolamento e di eliminazione? Il non tutto che lei incarna disturba il capitalismo, il razzista, coloro che rifiutano il diverso, quelli che vogliono l'omologazione, come la femminilità, la psicoanalisi nasce e si costituisce con la logica del non tutto. Il lapsus lo insegnano i sogni, i sintomi, gli atti mancati, parlano dell'inconscio e questo è dalla parte del femminile, come la poesia. Come avevo detto, parlando dello stadio dello specchio, anche se l'ho detto molto sintetico, nessuno nasce né femminicida, né aggressore, né bullo, né molestatore. Allora, si tratta di non fare crescere i figli con la logica del patriarcato, con la logica patriarcale. Questa ce l'abilita, questa ce l'abbiamo da millenni. Ognuno di noi necessita decostruirla, perché non si tollerano le mancanze, per la differenza. E è importante questo che stiamo facendo, questo che si farà questo weekend a Biella. Un gruppo di uomini del teatro si hanno pitturato le scarpe di rosso per fare una manifestazione dal discorso dagli uomini. L'amore, la bellezza dell'amore è la differenza. Che noi assi tutti fossimo uguali, no? Invece di accettare questa differenza. E comincio ad andare a finire. Molti mi domandano perché alcune donne, Pino ha detto, perché non hanno una situazione economica, ma quello No. è la parte economica, ma c'è anche la parte del psichismo. Per esempio, perché alcune donne restano con gli uomini che la torturano, che li picchiano. L'altro giorno in Argentina un gruppo la mamma superiore, si dice là, delle carmelitane scalze, è stata messa in carcere perché queste carmelite scalze sapevano che con gli strumenti di tortura si dovevano picchiare. Chi tollera quello perché c'è un godimento. Allora, l'io soffre, ma il corpo gode. Allora, ci sono donne che per un'infanzia dove c'è qualche segno di questo non sanno come uscire da lì. Non è perché sono cattivi, è che non hanno gli strumenti per poter uscire. Perché hanno idealizzato quell'uomo che ha un sapere sulla femminilità, così come uomini che restano con donne che lo trattano male perché pensano che questa donna, come la mamma, lo sanno tutto. Allora,
E nel nuovo libro che farà anche Città del Sole, che si chiama La psicoanalisi e la sua causa nel tempo del non ascolto, ho lavorato partendo da Artemisia Gentileschi per dire come la violenza c'è stata sempre, prendo lei come modello, dove è stata violentata e il padre invece di proteggerla la lasciava con quel violentatore che lavorava là con loro. Dopo sono andata alla Scuola Cattolica di Albinati, che è un libro straordinario, per vedere come lui ha analizzato dal discorso del femminile, delle femministe, che cosa gli succede all'uomo italiano. Il libro questo mette in evidenza l'assurdità, lo dice lui questo, e la fragilità al tempo stesso di modelli virili messi in crisi dal femminismo. E dice dopo, dico io, dello scrittore, che dice che noi siamo, lui, noi, siamo in grado, in qualche grado, coinvolte in questo. Ci fa responsabili, perché voglio dire, mi stavo dimenticato, che ognuno di noi siamo responsabili dei nostri sintomi. Nel lavoro psicoanalitico, ognuno deve fare responsabile a quello per quale dice che soffre. Anche il psicotico più grave, uno deve aiutarlo a che capisca perché gli succede quello che gli succede. Il lavoro della psicoanalisi è fare che la gente si possa fare domanda: perché bacia in bocca al bambino, alla bambina, perché lo abbraccia eroticamente e pubblica la foto su Facebook, perché dormono insieme, perché c'è violenza, perché si lascia picchiare del figlio adolescente. E farsi delle domande: che c'entro io in quello che le sta succedendo al figlio. Allora, il libro di Albinati è straordinario, l'analisi lo faccio nel libro che sta per uscire, e dice: perché noi maschi stupriamo? Noi viviamo dunque in una società dello stupro, ostilità, rapacità e potenza trovano una manifestazione sessuale. Il sesso è il linguaggio, non la cosa. E sono d'accordo con Albinati quando dice: si tratta di accettare la incompiutezza, non solo la donna, soprattutto l'uomo, perché per la questione fallica si pensa che è completo. Nessuno dei due siamo completi. Il non tutto, nelle parole di Albinati, sarebbe nell'uomo accettare la precarietà. Allora, e finisco, la violenza è una reazione primaria di fronte alla differenza, scusatemi, la violenza è una reazione primaria di fronte alla differenza, di fronte, ho messo due volte la stessa parola, a quello che ci sembra strano. Ci possiamo domandare perché così esponenziale di fronte alla donna? Perché lei rappresenta in maniera radicale la differenza per un uomo. Avevo fatto le statistiche, mi piace un cartello di una donna in Brasile che ha messo: il maschilismo ammazza più che il coronavirus. E per finire, prima di una poesia, una frase di Margaret Mead, che un allievo le aveva domandato come era che si entrava la civiltà. E lei ha detto: quando una persona ha un fermo, un rotto, e l'altro lo aiuta a guarire. Storicamente, se un animale restava con un fermo, un osso rotto, moriva e l'altro animale se lo mangiava. Aiutare a qualcuno ad attraversare la difficoltà è il punto di partenza della civiltà. La civiltà è un aiuto comunitario. E per finire, mi avete visto che ho questo messo? Non è che a casa fa tanto freddo. Questo è stato fatto da una india, dalla zona dove io ho vissuto in Argentina. È stato fatto tutto con le mani, nodo a nodo, in un telaio. Perché me lo sono messa? Perché un'amica mia, collega, da quando sono vissuta, anche ho vissuto nei Caraibi, Maria del Socorro Tuirán Rujón, non so se l'ho pronunciato bene il suo cognome, lei ha scritto e ha fatto vedere in un video, parlando anche della violenza, della donna Chimila, che è la donna india
della parte caraibica, la parte di Colombia Caraibi, ho preso tre strofe e finiamo. Messa nella mia amaca bianca, arte della mia amata terra caraibica, tessuto da desiderio e allegria franca, donna indigena de mani abile, apolide. Il mio spirito se ne va volando oltre oceano, cercando chi risponda alle mie domande sulla contadina. Che cosa possiedo che tu non hai, abitante del continente americano? Perché tante differenze nella nostra condizione umana? Perché fa differenza il colore della pelle? Perché parlare di razze? Razze, ci siamo tutti fratelli. Perché la tua condizione è stata sempre la indigenza? Perché non diamo valore a ciò che hai creato con le tue mani? Grazie per avermi ascoltata. Io ringrazio veramente la professoressa Eva Gerace, perché ci ha dato tanti spunti di riflessione, soprattutto nella prima parte, ma anche nella seconda, molto poetica, ma soprattutto molto riflessiva, perché il senso è questo, che manca la consapevolezza della soggettività umana. Io questa cosa la vedo come una consapevolezza che ognuno di noi dovrebbe prendere, dovrebbe trasmettere all'altro, quindi il genitore dovrebbe trasmettere al figlio la singolarità dell'essere, invece di diventare cloni e copie di genitori che magari continuano a sbagliare e poi creano dei soggetti non totalmente stabili. Comunque, siccome dobbiamo proseguire questo interessantissimo webinar, io passo la parola alla dottoressa Mariella Falduto, che è psicoterapeuta e gruppo analista, docente e vice responsabile IPP sede di Messina e poi centro di medicina solidale ACE. Quindi io ringrazio nuovamente Eva e passo la parola a Maria Laura. Grazie Riccardo, buonasera a tutti. Io mi collego all'intervento della professoressa Gerace che ha aperto... Maria Laura, scusa un attimo. Pino, posso chiederti di mettere in primo piano Maria Laura? Gentilmente, così... La vediamo. Vai. Vediamo se riusciamo. Vai. Parla Maria Laura. Aspettate, qua crolla tutto. Ci siamo? Vai. Ok, allora ringrazio tutti per la partecipazione, siamo veramente in tanti, mi dispiace che per insomma l'intrusione di disturbatori che ci rappresentano anche quella che è la violenza, no, stasera, molti forse saranno andati via, di questo me ne dispiace, però voglio appunto riprendere un attimo le fila, ecco, di questo importante discorso che stiamo cercando di tentando di fare stasera, unendo un po' le forze, che poi è forse veramente il messaggio che possiamo lanciare stasera, che è quello di fare rete, ecco, di unire le competenze, di unire le risorse da più parti e cominciare veramente a parlare non solo di quelli che sono gli effetti della violenza e di quello che si può fare, ma forse è importante invece proprio, non forse, mi sento di dire sicuramente è importante prevenire, quindi conoscere, ecco, come funzioniamo. Si parlava prima dello psichismo, del funzionamento psichico. Ringrazio soprattutto Pino per aver voluto questo importante incontro, per aver pensato, proprio organizzato tutto, e quindi anche chi interverrà dopo di me, chi è intervenuto prima, e voi che sicuramente avrete la pazienza di ascoltarmi. Quindi cercherò anch'io di fare una piccola sintesi. Siamo in tanti stasera perché purtroppo ancora tanto si parla di violenza, ne siamo bombardati, possiamo dire, quotidianamente, ne abbiamo avuto una prova poc'anzi anche noi, però perché ci troviamo in tanti probabilmente, no, sempre ad ascoltare, a domandarci sulla violenza, perché è qualcosa che ci attraversa tutti trasversalmente, perché non possiamo rimanere inermi, non possiamo rimanere indifferenti di fronte a queste efferatezze, di fronte appunto a queste diverse forme di violenza. Secondo l'EURES, come diceva Primo Pino, tra inizio gennaio e fine ottobre 2020 sono state uccise ben 91 donne, quasi una ogni 3 giorni. In questo periodo di pandemia l'accesso al numero verde per le segnalazioni, il 1522,
è aumentato, pensate, del 73%. Ovviamente a fronte di questo aumento il sistema sanitario si è trovato a dover affrontare una situazione veramente gravosa, no? Quindi una diminuzione del personale, dei luoghi per l'isolamento fiduciario, degli spazi sicuri. Quindi, come diceva bene Pino prima, comunque è qualcosa che riguarda tutto il sistema, tutte le risorse che possiamo in qualche modo sollecitare di fronte a questa problematica. Io lavoro presso un centro di medicina solidale e ovviamente ci rendiamo conto di come le difficoltà economiche o situazioni in generale di indigenza, no, di difficoltà, di disuguaglianza siano state fortemente acuite dalla pandemia. Un piccolo accenno rispetto proprio alle evidenze relative agli effetti delle violenze che sono state in qualche modo documentate in quest'ultimo periodo. Possiamo dire che le donne durante il periodo pandemico, soprattutto durante il primo lockdown, si sono trovate proprio ad affrontare due situazioni importanti, cioè il distanziamento impossibile. Il distanziamento di cui tanto abbiamo parlato e che tutti noi sicuramente abbiamo fatto nostro, e poi questa sorta di isolamento amplificato. Pensiamo che le prime ricerche che documentano quelli che sono gli effetti anche a lungo termine di questa pandemia, gli effetti psicologici pubblicati sull'ultima review di The Lancet, ci dicono che l'effetto non è tanto la solitudine, cioè il problema non sta tanto nella solitudine, ma nella condizione di isolamento. Allora pensiamo alle donne, no? Che vivono questa costrizione, strette e costrette a vivere la paura non solo per il virus fuori, ma soprattutto per il virus dentro, quello che è la presenza appunto spesso di compagni, di mariti, conviventi, insomma, persone a loro vicine che in realtà diventano veramente un pericolo. Quindi ci sono due tipi di paura che agiscono quasi contemporaneamente, due forme di angoscia amplificate, da un lato l'angoscia persecutoria e dall'altro un'angoscia di tipo depressivo, cioè ce la farò a venirne fuori, cosa ne sarà di me? Dalla mia esperienza in quest'ultimo periodo è stato per esempio difficile comunicare con alcune donne, proprio calendarizzare le sedute settimanali, proprio perché lo spazio fisico, che poi diventa per noi in analisi, in terapia, uno spazio interno di riflessione, di apertura, appunto di, come si diceva prima, di differenza, no? E non di simbioticamente di quel tutto di cui si parlava prima, anche quello è stato difficile. Quindi la donna è stata privata di quello spazio di libertà, di quello spazio di parola che in realtà è fondamentale proprio per la soggettivazione, per diciamo l'espressione di sé di cui parlavamo. E questo è molto importante, perché questa dissonanza emotiva tra il pericolo possibile e il pericolo reale getta la donna in uno stato di confusione, di panico, di allerta costante, quasi come se il sintomo lamentato fosse un unico blocco, un dolore che si generalizza in tutto il corpo. La parola soffocata, la parola imbavagliata, la parola che non ha la possibilità di esprimersi, si situa e si cristallizza all'interno del corpo con il sintomo, con il dolore. Allora, questo unico blocco, questo tutto informe, altro non è spesso che l'espressione invece dell'immagine dell'altro, o meglio, dell'immagine che l'altro vorrebbe di me, dell'immagine che l'altro vuole per me e di me. E allora, se parliamo di immagini, il titolo diciamo del mio intervento, scusate questo breve cappelletto sulla pandemia, però mi sembra un riferimento, se vogliamo, importante anche al tema della paura, dell'angoscia che sostanzialmente attraversa noi anche in questo periodo trasversalmente in diverso modo. Ma il mio titolo appunto è questo: il fallimento della parola, cioè la violenza come espressione proprio del fallimento della parola. E arriviamo quindi al tema della mancanza che già aveva introdotto la professoressa Gerace. Sartre, nella sua opera L'essere e il nulla, cita così: una buona parte della nostra vita passa a turare i buchi, a riempire i vuoti, a realizzare e affondare simbolicamente il pieno. Sostanzialmente tutta la psicanalisi, ma la psicologia, diciamo la psicoterapia, ruota attorno al termine, intorno al tema della mancanza. Una mancanza che è, diciamo, che è l'altra faccia della stessa medaglia insieme al desiderio. Quindi
la mancanza come ricerca nell'altro del completamento in realtà delle proprie mancanze, quel ritorno, quella caduta alla fase dello specchio di cui parlava prima la professoressa Gerace, diventa poi, ecco, il fallimento della parola, che può sfociare spesso anche nella violenza. Possiamo dire che ogni incontro d'amore sostanzialmente è un incontro tra le mancanze. Poi il professore Formica scenderà più nel dettaglio di queste dinamiche particolari, ma è anche l'inganno dello specchio di cui ci parlava Freud. E dove sta questo inganno? Quando l'altro sostanzialmente è funzionale non a riconoscere la differenza dell'altro, ma a coprire, a tappare, appunto a turare quei buchi, a soddisfare le mancanze dell'altro, allora lì è come se la dimensione della violenza fosse già in superficie, fosse palpabile, la relazione diventa simmetrica, se vogliamo, perché è proprio a partire dalla mancanza che è possibile desiderare, ma se le mancanze non vengono riconosciute è come se non fosse possibile desiderare. Allora, desiderare significa appunto non avere tutto, quindi fare spazio, quello spazio che abbiamo detto è stato negato purtroppo in quest'ultimo periodo, e questa è una delle interpretazioni, se vogliamo, della violenza, la non accettazione dello spazio altro della donna, ma in generale dello spazio dell'altro, della possibilità di espressione della differenza dell'altro, e quindi il desiderio della proprietà tutta, se vogliamo, della donna, del possesso della donna, che non può quindi desiderare. In questo scenario è come se potessimo parlare quindi di una fusione tra l'io e il tu, o meglio di una confusione tra l'io e il tu, proprio nel termine della parola stessa, confondere, fondere assieme, e quindi qualcosa che non permette la reale invece soggettivazione della persona. Anch'io vorrei prendere un estratto di un libro di una scrittrice finlandese, spero di pronunciarla bene, Marta Tikkanen, che ha scritto appunto quest'opera in cui parla dell'amore nelle diverse sue forme. Ve ne leggo un estratto, un piccolo estratto, perché secondo me si presta a diverse interpretazioni, sia in senso positivo, ma se vogliamo dare anche un taglio che riguarda proprio questo, un po' quello che diceva prima la professoressa Gerace, lo stadio dello specchio, la non differenziazione, e in realtà il riconoscimento e l'importanza dell'altro come riconoscimento invece delle proprie autentiche differenze. Allora, l'autrice scrive così: «Ti amo immensamente, hai detto. Nessuno ha mai potuto amare come me. Ho costruito una piramide con il mio amore, hai detto. Ti ho collocato su un piedistallo, più in alto delle nuvole, hai detto. Questa è la storia d'amore del secolo, hai detto. Esisterà per sempre, sarà ammirata per l'eternità, hai detto. Mi è stato difficile dormire le prime 730 notti dopo aver capito quanto immensamente tu ami il tuo amore». E allora, tu ami il tuo amore, quella ripetizione del tu hai detto, quel tu che ritroviamo sottinteso al hai detto, no? Cioè in realtà è come se non si parlasse dell'altro ma di sé attraverso quel tu. È un po' come il tu che viene utilizzato nei romanzi, spesso la sua funzione è quella di indirizzare il protagonista al racconto della propria stessa storia. Allora c'è un riconoscimento dell'importanza dell'altro, c'è sicuramente diciamo l'incontro con l'altro e con quello che l'altro immagina, pensa, idealizza, no, della storia d'amore, ma c'è anche poi la confusione nell'altro, una confusione che spesso genera disorientamento, perdita, il perdersi nell'altro per cedere, ma soprattutto per credere alla parola dell'altro. È un po' come se alla fine dicesse: nonostante tu hai detto questa cosa, poi mi è risultato difficile far cadere questa illusione, credere a questa illusione, credere che in realtà era come tu volevi vedere quest'amore. Maria Laura, 5 minuti. Sì, 5 minuti, vado subito in conclusione. Allora, quando Lacan sostanzialmente ci dice che l'amore è sempre eterosessuale, ovviamente non si riferisce all'orientamento sessuale, no? Non si riferisce all'anatomia dei corpi, ma si riferisce al fatto che l'amore è sempre riconoscimento dell'eteros, cioè dell'altro, nella sua specifica differenza. Quindi ci può essere riconoscimento della differenza in una coppia omosessuale, così come non ci può essere invece differenza in una coppia eterosessuale, quindi esserci violenza. Questa è una cosa veramente molto molto importante. Vado velocemente quindi a conclusione per dire che la violenza, sicuramente, se dobbiamo partire
da quello che diceva prima la professoressa Gerace, cioè da un linguaggio che si struttura come corpo, che si struttura come pelle, che si struttura diciamo nelle nostre relazioni, allora è importante fin dalle fasi precoci, noi diremmo dalle relazioni primarie, ecco, cominciare a dialogare, a iscrivere un linguaggio che non si faccia portatore di violenza. La violenza è il fallimento della parola, dell'impossibilità di accedere al campo dell'altro attraverso il linguaggio. Mentre invece la legge della parola in qualche modo nobilita l'altro, abilita l'altro all'espressione, rende giustizia alla libertà dell'altro, vuole la libertà dell'altro, esige, se vogliamo, la libertà dell'altro, quella della violenza invece vorrebbe sopprimerla, schiacciarla, calpestarla, ridurla al silenzio. E questi sono dei segnali fondamentali quando siamo in relazione con qualcuno, no? Mi sento libera di parlare, mi sento libera di esprimere, non so, le mie passioni, i miei hobby. E questo si comincia a fare a partire dall'infanzia. Ecco perché è importante educare i bambini, per esempio, all'attesa, educarli alla costanza, alla solitudine anche, no? È un po' come dire, il principio di piacere, che noi sappiamo in termini psicanalitici equivale un po' al tutto e subito. Mela. Tutto e subito, ad un principio in realtà di realtà, che invece posticipa la gratificazione. Cioè, se io non ho tutto e subito, se io non vengo soddisfatto in tutto, se io non ottengo tutto quello che voglio, allora posso desiderare. E come? Appunto attraverso l'attesa, attraverso anche la tolleranza alla frustrazione, attraverso il fallimento, la sconfitta, gli inciampi, la fragilità. Noi viviamo in un tempo in cui fragilità, mancanza, vuoti non sono dei termini tanto ben, diciamo, graditi, utilizzati, no? Apprezzati, anzi siamo nel tempo della parola dell'io forte, autocentrato, che si determina da solo, che può tutto. Le frasi oggi si parla tanto di resilienza, no? Le frasi "se vuoi puoi", oppure "resistere agli urti della vita nonostante il trauma". Bene, sono frasi sicuramente motivazionali, ma poi dico, dietro c'è tutta una storia, c'è tutto un lavoro importante da fare, soprattutto se parliamo di violenza. Un lavoro che ha a che fare con l'integrazione delle parti, non con la scissione delle parti, non solo un io forte che schiaccia un io debole, ma un io che può essere sia forte ma anche debole, quindi che riconosce nell'altro, in se stesso, le proprie autentiche differenze. E allora io non mi taccio, non vado avanti, però ecco, quello che mi sento di dire è di forse praticare un'inversione di marcia nel, se possibile, auspicabile, no? In quelle che sono tutte le dinamiche che possono riguardare un po' la prevenzione della violenza e poi il sostegno anche a chi ne è vittima, cioè dalla teoria appunto del tutto ad una teoria della differenza, del non tutto, da un'educazione sessuale di cui si sente tanto parlare ad un'educazione invece sentimentale, se vogliamo, da una donna quindi vista come oggetto, come proprietà, come possesso, ad una donna che invece porta proprio con sé già il nome della differenza. E quindi, anche rifacendomi un po' al libro della professoressa Gerace, che tratta questo argomento veramente molto, in maniera molto dettagliata, si tratta di un possibile riconcepimento di una visione di una femminilità che non è più intesa come guardiana del godimento, come oggetto di possessione, di una identificazione, ma che in realtà è portatrice di una domanda di mancanza. E questa è la bellezza, la cui risposta sta proprio nell'essere divisa, differenziata, quindi come possibilità anche di amare e di desiderare. Io vi ringrazio. Grazie a te, grazie alla dottoressa Maria Laura Falduto, perché ci ha dato anche lei altri spunti di riflessione, soprattutto nella parte dove si diceva proprio di non rimanere inermi dinanzi a quello che può essere una prevenzione anche all'affettività, perché l'affettività purtroppo anche nelle scuole, nelle famiglie, io penso che sia inesistente, ma dico nelle scuole sicuramente si potrebbe fare, perché i figli crescono con meno problemi anche a livello di concezione della propria identità. L'identità è una cosa importante. E poi mi ha colpito molto anche la questione della frase di Sartre sulla mancanza. Io dico proprio mancanza, violenza, perché poi vai a cercare di prendere, non lo so, da qualche altra parte quello che ti manca, ma in maniera violenta. Quindi anche lì va educata la persona a non possesso, ma
probabilmente al rispetto dell'altro. Quindi io ringrazio davvero la dottoressa Maria Falduto per questo bellissimo intervento e adesso Grazie a tutti voi. passo la parola al professor Ivan Formica, psicoterapeuta gruppo analista, docente presso l'Università degli Studi di Messina e direttore scientifico IPP. Quindi un altro diciamo contributo valido. Prego Ivan. Grazie Riccardo, grazie a tutti gli organizzatori, grazie Pino Rotta per l'invito. Mi sentite? Perfettamente. Sì. Il mio intento di stasera sarà quello di affrontare il tema della violenza di genere dalla prospettiva della psicoanalisi. O per meglio dire, tenterò di utilizzare il faro della psicoanalisi nel tentativo di fare luce, no? Su quelle che possono essere alcune delle ragioni, le principali ragioni che spingono un uomo ad esercitare della violenza nei riguardi di una donna e al contempo le ragioni che inducono una donna a perpetrare della violenza su degli uomini. E tenterò di aprire questo grosso capitolo sulla violenza, sul quale potremmo spendere, come dire, un universo di parole, compatibilmente con poco tempo che ho a disposizione, per meglio dire compatibilmente con la mia capacità a padroneggiare il tempo di cui dispongo. E avendo poco tempo andrei subito al sodo, no? Provando in qualche modo a proporvi una mia tesi. Una tesi, non so se nel riquadro io vedo Riccardo, dovrei vedere me, giusto così? Nel riquadro grande. Sì, va bene. Sì. Ok. Provando a proporvi una tesi volta innanzitutto a comprendere le motivazioni, no? Più delle volte inconsce, che spingono un uomo ad esercitare della violenza sulle donne. E partirei da un assioma che potremmo considerare un assioma generale, cioè il fatto che il già noto ci rassicura mentre l'ignoto ci atterrisce. E la mente umana funziona pressappoco così, cioè laddove incontriamo il familiare, no? Il conosciuto, il già noto, ci sentiamo all'interno di una comfort zone. Laddove invece ci troviamo di fronte all'enigmatico, al misterioso, al non conosciuto, la nostra prima reazione è quella di sperimentare ansia, angoscia o nei casi più estremi panico. È un meccanismo di difesa che l'essere umano generalmente tende a utilizzare nel tentativo di sedare questa angoscia, questo panico generato dall'incontro con l'enigma, col mistero, con l'oscurità, con l'indecifrabile, con l'impenetrabile, con l'imprescrutabile, possiamo utilizzare tutti i sinonimi che vogliamo, un meccanismo di difesa è proprio l'esercizio della violenza. Cioè laddove noi non riusciamo in qualche modo a comprendere cosa abbiamo di fronte, una possibile reazione è la violenza. Allora, data questa premessa, quello che voglio mettere in evidenza stasera è che la donna, a differenza di quanto ingenuamente si potrebbe ritenere, non rappresenta il luogo del familiare, del conosciuto, bensì la donna rappresenta il luogo dell'enigma, del mistero, dell'indecifrabile. Questo enigma che caratterizza la psiche femminile non è qualcosa, fra l'altro, di misterioso soltanto all'uomo, ma attenzione anche alla donna stessa. Potremmo affermare che così come l'uomo non conosce la donna, allo stesso modo anche la donna non ha accesso alla donna. E su questo punto noi potremmo fare innumerevoli esempi, ma limitiamoci per adesso soltanto ad un aspetto, che è l'aspetto, per esempio, della sessualità. Nella maggior parte dei casi un uomo ha una sufficiente padronanza e conoscenza rispetto alla sua sfera sessuale, no? Il più delle volte conosce, per esempio, la natura dei suoi orgasmi, le modalità attraverso le quali poterlo raggiungere. Potremmo dire che la sessualità nell'uomo è qualcosa di meccanico, cioè risponde alle leggi della macchina. È sufficiente, in altre parole, stimolare in un certo modo l'organo sessuale maschile affinché l'uomo pervenga all'orgasmo. Per la donna non è così meccanico, la vicenda è più complessa. Voglio raccontarvi, come dire, una piccola vignetta clinica. Ricordo alcuni anni fa venne a trovarmi una giovane paziente, una ragazza bisessuale,
E nel corso delle nostre sedute lei molto spesso apriva un dibattito sulla natura dei suoi orgasmi, no? Mostrando tutta la sua confusione a riguardo. Sostanzialmente questa ragazza non riusciva bene a comprendere se per raggiungere un orgasmo vaginale avesse bisogno della contemporanea stimolazione del clitoride e si interrogava, e indirettamente mi interrogava, se esistesse un orgasmo vaginale puro. E quando a un certo punto, di fronte ai miei silenzi, lei mi fece una domanda diretta, dice: dottore, ma insomma, gli orgasmi sono due o uno solo? Io le risposi a quel punto e le dissi: no, la verità è che gli orgasmi sono cinque. Lei disse: cinque? Sì. E le dissi: c'è un orgasmo clitorideo, c'è un orgasmo vaginale, c'è un orgasmo del punto G, c'è un orgasmo anale e c'è un orgasmo uterino, chiamato così perché provoca degli spasmi a livello dell'utero, che generalmente non sono piacevoli, ma anzi sono abbastanza dolorosi e possono essere anche pericolosi durante il primo trimestre di gravidanza. Lei rimase molto spiazzata e stupita dalla mia risposta, a testimonianza proprio della ridotta conoscenza della sua corporeità, no? A testimonianza del fatto che il corpo di una donna rappresenta il più delle volte il luogo di un enigma. Faccio un altro piccolo esempio, abbastanza banale, che però è utile per comprendere un po' questa distinzione tra psiche maschile e psiche femminile. Immaginiamo una festa con tante persone. Entra un uomo a questa festa. Cosa sarà la prima cosa che farà nel momento in cui mette piede a questa festa? Guardare tutte le donne presenti, nel tentativo di individuare tra tutte le donne chi è la più bella. Cosa farà una donna nel momento in cui entra alla festa e mette piede dentro la sala, no? Potremmo pensare guarderà gli uomini nel tentativo di adocchiare l'uomo più bello. In realtà la prima operazione che la donna compie è quella di guardare tutte le donne presenti. Guarda tutte le donne presenti per individuare la possibile competitor, cioè chi è la più bella del reame. Quindi se l'uomo si limita a guardare, fra l'altro con uno sguardo anche abbastanza banale e parziale, pezzi, il sedere, il volto, il seno, la donna non guarda ma scruta. Scruta come sono vestite le altre donne, che acconciatura hanno, come sono truccate, quanto è alto il tacco che indossano. E molto spesso il moto emotivo che le alberga è quello dell'invidia, per tutte le volte in cui si accorge che i propri difetti fisici non sono presenti in alcune delle donne presenti alla festa. L'uomo invece non si sofferma a guardare come sono vestiti gli altri uomini presenti alla festa e non perde tempo a fare questa operazione, perché gli uomini sono tutti in divisa, sono tutti uguali, e non è un caso che la divisa, l'uniforme, attengono all'universo maschile. Pensiamo ad esempio all'esercito, sono tutti uguali, c'è un principio che annulla le differenze fra gli uomini. Nelle donne non è così. L'universo femminile sfugge alle leggi generali e si iscrive nel registro del singolare, del particolare. Ogni donna è differente da un'altra. Non esiste pertanto un modello della donna per la donna, no? Per quanto i rotocalchi possono moltiplicare le riviste che spiegano come si diventa una donna, le unghie, le mani, i trucchi, ma nessuno in fondo sa cos'è una donna. Non esiste un modello della femminità, ma esiste un modello della maternità. La femminità è sempre singolare, il maschile no, no? Pensiamo, lo dicevo prima, all'esercito, all'uniforme, alla divisa, alla truppa. La donna non entra nella truppa, resta fuori dalla truppa. La donna è il luogo dell'enigma, è il luogo del misterioso. E questo lo ha messo in evidenza già Freud nel 1905, quando nei suoi tre saggi sulla teoria sessuale afferma che la vita sessuale degli uomini è divenuta accessibile alla ricerca. Quella delle donne, dice lui, è nascosta dietro un'impenetrabile oscurità. In altre parole, possiamo dire che per Freud la femminità è enigmatica. E questo è un punto centrale che Freud porterà avanti per tutta la sua vita. I suoi studi sostanzialmente non sono mai riusciti a fare luce all'interno di questa oscurità che per Freud resterà per sempre impenetrabile. E infatti dopo 20 anni, nel 1905, siamo nel 1926, in un'altra opera di Freud dal titolo Il problema dell'analisi condotta dai non medici, Freud ci dice testualmente: la vita sessuale della donna è un dark continent, cioè un continente nero della psicologia. E Freud stesso ebbe una volta a dire a Maria Bonaparte: il grande problema che non è stato mai risolto e che non sono riuscito ancora a risolvere
nonostante i miei 30 anni di studi e di ricerche sull'animo umano, è rispondere alla domanda cosa vuole una donna. Allora, la domanda diviene, così introduco il tema della violenza, la femminilità, che abbiamo definito come il luogo dell'enigma, come il luogo del mistero, no? Sgomenta l'uomo, potremmo dire, lo sgomenta e lo affascina allo stesso tempo. Ma come reagisce l'uomo di fronte alla femminilità, quindi di fronte al luogo dell'enigma, al luogo del mistero? Lo abbiamo detto prima, no? Sperimentando ansia, sperimentando angoscia. E come può difendersi da questa angoscia che sperimenta? Una delle possibilità è l'esercizio della violenza. Per diverso tempo, direi sino al 68 del secolo scorso, questa violenza si è declinata attraverso la messa in atto, lo citava la professoressa Gerace, la messa in atto di una cultura patriarcale. A cosa equivale la cultura patriarcale? Scusate, ti interrompo, 5 minuti, anche qualcosina in più, però ci teniamo sui tempi, dai. Va benissimo. Corrisponde ad un incappucciamento della femminilità, ad un addomesticamento della femminilità. Un grande tema della cultura patriarcale è stato quello di incappucciare la femminilità nella maternità. Cosa significa rendere una donna madre? Rendere una donna madre significa per l'uomo uccidere la donna. E nel momento in cui sei madre, non sei più donna e quindi diventi addomesticabile. Nella cultura patriarcale abbiamo quindi da un lato quella di rendere la donna madre, e quindi in qualche modo eliminare questo aspetto dell'enigma che in qualche modo atterrisce l'uomo, e così l'uomo diventa il detentore dell'ultima parola, stabilisce lui cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è buono e cosa è cattivo, e la donna divenuta madre viene rinchiusa in una posizione di servilismo. Questo è lo scenario a cui abbiamo assistito prima del 68. Abbiamo assistito al crocifiggere la lingua della donna, no? La lingua come luogo della libertà della parola. Impedire la libertà della parola è il gesto più estremo che condensa l'ideologia del patriarcato. E la violenza che si, come dire, a cui assistiamo oggi, che si dissemina ancora oggi nella nostra società, è per certi versi, a mio giudizio, figlia di quell'ideologia che, per quanto tramontata, ha lasciato comunque dei segni. È come dire, resta questa la brace, no? Da cui in qualche modo la violenza prende forza. Cioè, ancora oggi c'è l'idea che se una donna mi lascia, mi abbandona, mi volta le spalle, io ho diritto di esigere la sua proprietà. La violenza diventa pertanto, come dire, un l'esercizio di un diritto. Tu non puoi andare da altre parti, tu sei mia, che non ha nulla a che fare con l'amore se non con una profanazione dell'amore. Donna concepita come oggetto, lo diceva già Mastro Don Gesualdo quando diceva le donne sono robe, sono roba al servizio del godimento maschile, che si declina questa roba su un doppio versante, non solo su quello sessuale, ma anche sul lato del prendersi cura. Quindi possiamo dire l'uomo ha bisogno che la donna lo appaghi sul lato sessuale e sul lato materno. Per questo molto spesso nella mia esperienza clinica, tutte le volte in cui arriva da me una coppia, per parlare del figlio adolescente con dei problemi, a un certo punto la donna dice sempre: dottore, io ho due figli, uno è mio figlio, l'altro è mio marito. Un altro principio a fondamento della violenza sulle donne è un fantasma maschile che è presente proprio nell'immaginario degli uomini. E se volessimo, come dire, definire questo fantasma maschile con un'espressione che citerò senza peli sulle lingue, questo fantasma maschile sono tutte puttane. Questo fantasma abita l'immaginario dell'uomo. E questo fantasma serve all'uomo per esorcizzare l'eteros, quello di cui parlava Maria Laura Falduto. L'eteros, cioè l'alterità, la diversità, l'eteros che abita la donna. Nel senso che se io la rendo puttana, la faccio rientrare all'interno di una categoria, all'interno di una nosografia, e quindi diventa in qualche modo per me più governabile. Equivale ad esercitare sostanzialmente sull'eteros un diritto di proprietà. E la violenza, che può tradursi nelle diverse forme, nello sfregio, nell'acido, nell'accoltellamento, ha come obiettivo per l'uomo quello di impossessarsi, di impadronirsi dell'eteros della donna.
L'amore malato porta con sé sempre la spinta al possesso, all'appropriazione, no? Sei mia e quindi faccio del tuo corpo quello che voglio. Vado in chiusura. Qualche anno fa un famoso psicoanalista, Massimo Recalcati, invitato a prendere la parola nel carcere di massima sicurezza di Opera, vicino Milano, a un certo punto inizia ad ascoltare alcuni detenuti leggere delle poesie che avevano scritto. A un certo punto un detenuto, un bel ragazzo, poco più che ventenne, con occhi scuri e profondi, ha letto una poesia struggente sull'amore assoluto. Quando alla fine di questa conversazione, di questa lettura, Recalcati si informò su quale fosse stato il crimine commesso da questo ragazzo, che all'apparenza sembrava un uomo mite e dolce, gli venne detto che aveva strangolato la sua ragazza per amore assoluto. Allora è facile dire l'amore assoluto non è questo, è altro. Nella poesia, nella sua poesia però vibrava qualcosa di assolutamente autentico. Allora si può dire che l'esperienza umana dell'amore è sempre, può essere avvolto nell'esperienza di un amore malato, no? Cioè quando noi amiamo, esigiamo il possesso dell'altro, no? L'amore è una spinta appropriativa, l'amore si accompagna al delirio di gelosia, c'è l'angoscia, no? La paura di essere sostituiti, che qualcuno possa prendere il nostro posto. Due figure maschili molto presenti al tempo di oggi sono la figura del Don Giovanni e quello dell'avaro di Millier, che è un po' l'altra faccia della medaglia. Don Giovanni è ossessionato dai corpi che deve moltiplicarli, non ama nessuno ma ama questa moltiplicazione. Dall'altro lato l'avaro che evita l'incontro con l'altro. Quando all'avaro di Molière, che mette tutto in cassaforte, viene chiesto, allora scegli tra Marianna, che rappresenta certamente una perdita economica, tra parentesi, ogni donna è per un uomo una perdita economica, per questo gli uomini molto spesso non vogliono sposarsi, scegli tra Marianna e la cassaforte, l'avaro sceglie la cassaforte. Meglio avere degli averi nella cassetta all'incognita dell'incontro d'amore. Ecco, io credo che oggi questi sono i due modelli presenti nella società in cui viviamo e molte donne restano single e fanno fatica a trovare un uomo con il quale costruire un progetto di vita perché si trovano di fronte a questi due modelli, o il Don Giovanni, ossia il corteggiatore seriale, o l'avaro che in modo anaffettivo sfugge alla possibilità di instaurare una relazione duratura. Avrei voluto oggi parlarvi anche della violenza che la donna perpetua sull'uomo, ma non ho il tempo per farlo, magari lo rimanderemo a un altro webinar. Due parole soltanto, e chiudo in meno di un minuto. Mi limito soltanto a dire che la violenza che agisce la donna nei confronti dell'uomo ha delle caratteristiche molto differenti rispetto a quella violenza che l'uomo perpetua nei confronti della donna. È una violenza molto più subdola, molto più covert, molto più latente, per questo meno denunciata. È una violenza tacita e invisibile molto spesso, però lascia dei solchi molto profondi. È la violenza perpetrata da chi ci dice di volerci bene, ma nel contempo ci sminuisce, ci denigra, ci annienta fino a strapparci l'anima. Sono tanti oggi gli uomini i cui cuori, incapaci di lacrimare, sanguinano nel chiuso di relazioni divenute prigioni di ghiaccio. Grazie, mi fermerei qui. Io ringrazio il professor Ivan Formica per il suo contributo che veramente mi ha dato tanti spunti di riflessione, anche perché io aggiungerei a quelle due figure di uomo anche l'uomo Peter Pan narcisista. Ah, quello è perché ci starebbe anche. Però Riccardo, ti chiedo la parola per un minuto. Sì, vai, vai, prego, prego Pino. Allora, volevo... però non riesco a capire perché non mi vedo. E, stavo dicendo, volevo intanto, prima di passare alle conclusioni di Giancarlo Calzolari, intanto diciamo, anticipo i ringraziamenti a tutti e a parte diciamo, il sabotaggio che abbiamo subito nella prima parte, devo dire che l'obiettivo di destinare
di destinare questo webinar non a un pubblico generalista, ma a operatori, diciamo, specializzati, che poi possano essere, diciamo, anche dei, diciamo, come dire, dei, come si dice oggi, degli influencer, o comunque, diciamo, che possano riportare nelle proprie esperienze professionali queste, diciamo, queste riflessioni. E nonostante, diciamo, quell'interruzione che ci ha fatto perdere non molti, per la verità, una quindicina diciamo, di amici che erano collegati, e prima delle conclusioni di Giancarlo vorrei segnalare si sono delineati in questo dibattito tre punti che mi sembrano importanti per quello che sarà poi la continuazione della nostra attività, perché vi assicuro che abbiamo in programma di continuare con argomenti magari più dettagliati. Ci stiamo trovando davanti a due canoni fondamentali a cui si aggiunge un terzo, quello socio-economico, no? Quindi il concetto di possesso, il concetto di denaro, la crisi economica, la crisi di identità, che è un fattore, diciamo, che genera violenza. Il possesso e le pulsioni sessuali come motore di questo rapporto quasi diciamo puberale, no? Che c'è tra l'uomo e la donna, e per finire l'espressione. Ho voluto fare questo inciso perché adesso Giancarlo, che è un maestro di grammatica, saprà sicuramente veicolare, è stato, diciamo, inviato, diciamo, il link di questo webinar all'istituto di psicanalisi lacaniana di Parigi. Giancarlo conosce abbastanza bene questo ambiente e quindi sono sicuro che poi alla fine ci aiuterà ancora di più a regolare. Ecco, io questo mi sembrava doveroso, diciamo, sottolinearlo, e chiudo anticipando anche i saluti e i ringraziamenti. Perfetto, no, Pino, hai detto tutto quello che in fondo c'era da dire, perché sono stati interventi di qualità dove ognuno, penso, di noi abbia preso appunti e spunti di riflessione. Quindi le conclusioni le farà adesso Giancarlo Calciolari, che tutti conosciamo, che è un saggista, scrittore di formazione psicoanalitica, e penso che anche lui ci darà ulteriori concezioni di quello che è purtroppo la situazione attuale. Quindi la parola va a Giancarlo Calciolari, che invito anche a stare nei tempi, però vabbè, Giancarlo già mi conosce, io lo conosco, quindi so che qualche tempo lo sforerà. Vai Giancarlo. Grazie. Intanto è interessantissimo l'incontro, no? La modalità, l'occasione di confrontarsi è sempre più rara. Era la modalità degli incontri del movimento freudiano prima e il movimento di Suprematica poi, cioè si invitava per un tema che poteva essere specifico tra alcuni,
che ne so, per alcuni sociologi si invitava il poeta, l'imprenditore, l'artista, il matematico. Ecco, i contributi sono essenziali, sono importanti. Possiamo chiederci e fare la, allora qui è Pino, la sociologia della violenza. E sicuramente gli elementi che emergono sono importanti, non è che non sono importanti, richiedono altra lettura. Lui stesso, no, ci ha dato, per dire così, più i dati e poi a ciascuno di noi di trarre degli elementi. E tra l'altro penso che più che conclusioni farò delle aperture. Abbiamo la psicanalisi della violenza che ci è offerta, e abbiamo, o possiamo anche enumerarle perché comunque sono importanti, abbiamo anche perché psicanalisi della violenza, poi che cosa vuol dire? Occorrerebbe distinguere, cioè c'è una teoria freudiana della violenza, possiamo dire, c'è una teoria che è quella che è emersa stasera, in particolare da Eva, e io i nomi non li sto ancora, da Maria Laura, e in parte anche da Ivan, che sono, diciamo, quelli della psicanalisi di Lacan. Ma appunto anche psicologia della violenza, filosofia della violenza, c'è proprio tutta una filosofia politica della violenza, c'è un diritto della violenza, ci sono coloro che nel diritto hanno indagato molto, non solo nell'ambito prettamente di diritto, ma già di chi si è trovato per formazione psicanalitica, per dire così, a cavallo tra due formazioni, come è stato il caso di Pierre Legendre. Pierre Legendre è vivo, deve avere 87 anni, è sia giurista che psicanalista, e nei suoi libri si trova molto di questo. C'è una teologia della violenza, e ciascuna di queste va, come dire, indagata, perché si dà degli elementi. È chiaro che se occorre fare, no? Occorre fare qualcosa, e ciascuno va a leggere l'origine della violenza. Io devo dire che per altre letture mi sono trovato, che quasi non me ne accorgo, che faccio una pubblicità all'amico Gerard Adler, ma io stavo leggendo un libro in questi ultimi giorni, ma lo leggevo per un'altra via, nemmeno pensando al titolo. È l'origine della violenza. È curioso. È un microfono aperto. Sì. È all'origine della violenza di Gerard Adler. Ora, qual è il fantasma della violenza che non letto, e non mi vedo, però, che non so se sì, ti vediamo. Ti vediamo. Perché io vedevo solo una scritta di un nome. Qual è il mito della presunta violenza fondatrice? C'è un'idea, tra l'altro, che è valetta, non è semplicemente che va tolta, che va negata, ma valetta. Che cos'è questa questione che tutti gli uomini potenzialmente sono violentatori? Sicuramente la questione riguarda ciascuno, e quando la questione è tolta, pochi intellettuali sono disposti all'ammissione anche di ciò che non fanno. Vincenzo Accame ha scritto 19 anni di battaglia contro il cancro al cervello e non l'ha vinta, ma 19 anni in parte l'ha vinta, ha scritto: noi abbiamo rubato, stuprato, violentato, non aveva mai fatto nulla di questo il signor Vincenzo Accame. Quindi qual è questo fantasma che agita? C'è
una, si può dire che c'è una battaglia, ma forse è anche la stessa questione. Insomma, i miti fondatori per la psicanalisi almeno sono la violenza, l'uccisione del padre, no? Il parricidio, la messa a morte del padre e il fratricidio, e che è molto importante e che c'è anche nella, nello stesso Freud, a cui sembra che gli dobbiamo solamente il complesso di Edipo e non anche quello di Caino. Ci sono altri miti molto più semplici da prendere in considerazione. Questo perché? Perché quello che noi abbiamo nominato prima anche come cultura patriarcale, che 68 ha, mi viene in francese, la Frotté ha strofinato la cultura patriarcale. La cultura patriarcale è ancora su un'autostrada, non certo su un sentiero secondario. Da dove viene quella cultura lì? E quindi ci viene, e quindi una mitologia della violenza, anche ci viene dai miti. Ce n'è uno molto semplice, non molto, come dire, impiegato, ed è nella Repubblica di Platone, no? Il mito di Gige è l'uomo che ha l'anello invisibile. L'uomo che non, l'uomo doppio, come lo chiamo io, l'uomo duplex, se non fosse visto, che cosa fa? È una mitologia, non è un ingranaggio, non è che funziona in ognuno, ma apparentemente che cosa fa? Questa è la narrazione che c'è nella Repubblica. È molto semplice. Gige uccide il re e stupra la regina. È uno stupro. Forse anche presunto o nelle modalità odierne e col consenso, in realtà è uno stupro, in qualsiasi caso è uno stupro. Ci sono due narrazioni del mito di Gige, una che è di Platone, l'altra mi pare che sia di Esiodo. Il Platone è da meno elementi, nell'altra vicenda c'è che è il re che viene ucciso, che deve far vedere assolutamente a Gige, che fa parte insomma dei ricchi pastori di questa società pastorizia, la bellezza della moglie. Lui non vorrebbe, gliela fa vedere, la vede nuda, è bellissima, ed è in questo altro mito la donna che dice: tu mi hai vista, tu adesso lo uccidi e prendi me come regina. Questi sono i miti della violenza che sono da leggere. Io non è che con questo mito rimpiazzo gli altri, no, sono tutte questioni che ci invitano a leggere. È chiaro che poi quando si va nel, come dire, nello specifico di ciascun caso, perché ciascun caso non è come dire insomma non è formalizzabile, non rientra in un gruppo di casi, anche se prima Ivan insisteva, ma questo è Aristotele prestato persino a Jacques Lacan, che ne fa le sue formule della sessuazione. Ogni, no? Tout homme, il quantificatore universale, è maschile, e chacun, qualcuno, è il quantificatore esistenziale e sarebbe la donna, come non tutta. Ci sono questi elementi di Lacan e del lacanismo che sono stati messi in gioco prima. Questi miti e queste elaborazioni vanno rilevate. E io potrei dare tutt'altre formulazioni che mi vengono da 40 anni di cibernetica, ovvero ponendo la domanda, se fosse mai possibile, così precisa: chi uccide? Chi violenta? Chi uccide? Intanto sono entrambe uccisioni, anche quelle simboliche chiamate così. E c'erano vari elementi, richiederebbero dell'equipe di lettura. C'erano vari elementi prima nell'intervento di Ivan che riprendeva, che mi interessano. È chiaro che tutto ciò che Freud fa, dai tre saggi sulla teoria sessuale a non solo all'analisi laica
e questo, ma anche alla lezione di psicanalisi sulla femminilità, dove risulta che è sulla negazione della donna che si... Freud dice negazione del femminile, perdono. È sulla negazione del femminile che si impianta quel sistema che è quello patriarcale. E quindi abbiamo queste due reazioni, che è la protesta virile e l'invidia del pene, che possiamo anche giocare e rovesciare completamente. Beh, per mia esperienza potrei dire, e non è nemmeno un'ironia, l'invidia del pene è molto più diffusa tra i maschietti che tra le donne. Quella poi che viene chiamata così per le donne è piuttosto invidia del fallo, cioè che lo scettro presunto sociale non è a disposizione delle donne, perché sono messe in quella posizione che, se devo trovare il colpevole, si chiama Aristotele. Giancarlo, 5 minuti. 5 minuti e vediamo di, non di concludere, ma insomma di tenere questa apertura che richiederà anche magari altri incontri e una chance. È chiaro che le cose dette e che, capisco, per gentilezza sono state date anche con semplicità, ed è giusto, perché ci sono anche coloro che non hanno, come dire, queste meccaniche da affrontare. E richiederebbero delle grandi precisazioni. Nello stesso, c'è una teoria che bisognerebbe rileggere in Lacan, nello stesso momento in cui ha fatto questo stadio dello specchio di cui ha parlato in particolare Eva, ed è che nello stesso tempo lui non l'ha neanche messo nella sua, quasi nella sua opera, insomma, non sta negli scritti, e nel saggio che era su un'enciclopedia, ed è nello stesso periodo, il saggio del 38, la prima versione perduta dello stadio dello specchio è del 36, quella detta a Marienbad. C'è all'interno dei complessi familiari, c'è anche il complesso dell'intruso, è il fratricidio che non è così analizzato da, ma quando noi andiamo a leggere allora la mitologia della violenza, che sia Iside e Osiride, che sia i miti indiani, che siano i nostri, quando andiamo a leggere, benché noi siamo distantissimi dalla religione, ma che andiamo a leggere gli scritti fondatori, quindi la Bibbia, i Vangeli e queste cose, sono in famiglia. Il fatto sociologico portato da Pino è rilevantissimo, è in famiglia che si gioca, è sempre in famiglia che avvengono questi, o quasi quello che è andato con la concubina del padre, oppure Davide, il grande Davide. E che cosa ha fatto Davide? Prende l'Ittita, il marito della bellissima Bessabea, e lo manda al fronte in una missione impossibile, infatti muore. E che cos'è questa? E poi, attenzione, Davide e Bessabea, che Bessabea perde il marito, non è una cosiddetta relazione, è stupro. Che lo stupro sia permesso, ma è stupro. Quando ci sono, ho avuto modo, non lo so perché, in alcuni posti di lavoro, di trovarmi in una comunità di rumeni in Italia e una piccola comunità di thailandesi. Ebbene, gli uomini, questi veronesi, questi miei compaesani, ci sono proprio delle filiere, una volta cos'erano queste, insomma, i procuratori dei matrimoni, ci sono delle filiere che vanno in Romania a comprarsi la donna, questi uomini, e altri che vanno in Thailandia e si comprano queste donne. E vi potrei anche dare delle località precise dove trovate queste due comunità con le quali io mi sono confrontato senza volere. Questo è stupro. La donna che va per soldi con un uomo, l'uomo che va, ma anche leggendo la storia, allora, leggendo la storia della Grecia, l'uomo che cerca la più bella
Non è mica amore. Elena, cioè, l'uomo che cerca la bella, che cosa trova? Che cosa fa? Apre il fronte della guerra con tutti gli altri maschi. Questa è la vicenda Menelao, Elena, Achille, Patroclo. Quindi, questa cultura patriarcale, tutta questa eredità, richiede questa altra lettura in cui noi troviamo elementi di questo, ma che non sono, come dire, non sono irrilevanti rispetto a quello che qui io potrei fare un'elaborazione della questione della prevenzione. Potrei anche dire che il sistema preventivo è quello che lo provoca in parte. Attenzione, ma io ho letto recentemente sulla violenza di genere un intervento molto, apparentemente molto aperto, che è di Stefano Ciccone, che dirige il gruppo Maschile Plurale ed è un intellettuale molto apprezzato dal femminismo anche più radicale. La sua proposta qual è? Vi dico solo la fine di questo intervento recentissimo. Lui dice, rispetto alla violenza di genere, la soluzione è solo, intanto dice la soluzione, e io purtroppo penso anche alla soluzione finale, non è per soluzione che si interviene. I solutori hanno un problema, i solutori. La soluzione, dice, è solo nella trasformazione di ruoli, e rimangono ruoli. Può darsi che il ruolo invece sia una fregatura. Il ruolo è una fregatura, anche in quello che tu hai letto prima, Riccardo. I ruoli sono una fregatura. Quello che in famiglia viene insegnato come ruolo è la fregatura dei bambini, è la fregatura degli umani, in buona parte. Perché l'insegnamento non è quello del qual è il tuo ruolo, l'insegnamento è qual è il tuo viaggio, bambino mio, bambina mia, e quali sono le condizioni della tua vita, e da dove vieni, dove vai, e anche la famiglia da cui vieni non ti sovradetermina, si presume, ma non lo è. Allora, vi leggo questa frase di Stefano Ciccone: la soluzione è solo nella trasformazione di ruoli e immaginario sessuale condivisi, e per farlo serve conflitto nelle relazioni e nella società, però serve pensiero. Ma questa è, non Stefano Ciccone, ma parte di questa ideologia è quella che per un pensiero che non è standard, che non è di ruolo, che non è politicamente corretto, psicanaliticamente corretto, psicologicamente corretto, penalmente corretto, eccetera, all'immaginario, è quello che non viene accettato. Prima c'era anche la questione sul riconoscimento. Allora può anche darsi che siamo tutti riconosciuti in Italia. Carlo, dobbiamo chiudere, perché poi diventa troppo lunga, e anche perché, come dire, se ci sono degli interventi, poi dopo li approfondiamo. Sì, è curioso che questo serve pensiero comporta che chi un altro pensiero differente porta, no, non è accettato nemmeno da Stefano Ciccone e nemmeno dalle sue amiche. Bene, bene, bene. Allora, io ringrazio Giancarlo Carciolari, che ha concluso facendo, diciamo, un riassunto di quello che è stato questo webinar, quindi ha tratto le sue conclusioni, ma come diceva lui all'inizio ha anche aperto nuove domande. Ringrazio chi è intervenuto all'inizio, ovviamente chi ha organizzato il tutto, ovvero il dottor Pino Rotta, che possiamo ringraziare tutti perché ci ha unito e ci ha dato la possibilità di disquisire in maniera diversa di una tematica che ancora purtroppo meriterebbe molto tempo. Poi ringraziamo la professoressa Eva Gerace, ovviamente la dottoressa Maria Laura Falduto, il professor Ivan Formica e tutti quelli che comunque ci hanno dedicato del tempo, ci hanno ascoltato, malgrado i problemi iniziali di violenza che si sono rilevati in questo webinar. Quindi io la fermerei qui, almeno per quanto riguarda questa parte, e ci diamo appuntamento, insomma, a un'altra sessione sicuramente di webinar, perché ci sarà.